Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi parleremo di un'importante corrente filosofica dell'inizio Novecento, cioè lo spiritualismo, e in particolare vedremo il suo principale esponente, il filosofo francese Henri Bergson. Prima di addentrarci nel pensiero di Bergson, però, introduciamo questa nuova corrente filosofica e per parlare dello spiritualismo dobbiamo però ricordarci di un'altra corrente filosofica di cui ho parlato in passato, cioè il positivismo. In particolar modo ci serve tenere bene a mente quella che era l'interpretazione del mondo del positivismo, fondata su un'assoluta fiducia nel progresso dell'umanità, basata a sua volta sulla scienza e quindi il metodo scientifico sperimentale che doveva essere applicato a tutte le discipline, doveva essere la guida nella ricerca della verità e nello studio della natura. E dovevano essere rifiutate tutte quelle discipline a cui non poteva essere applicato il metodo scientifico, o meglio, quelle discipline non potevano dare conoscenza. In particolar modo, ci ricordiamo, la metafisica era stata profondamente svalutata dai positivisti. Ecco, lo spiritualismo o la filosofia della vita, come viene anche chiamato lo spiritualismo, nasce a fine 800 proprio in reazione alla cultura del positivismo, che era diventata cultura dominante tra fine 800 e inizio 900. Lo spiritualismo rifiuta questa razionalità esasperata dei positivisti e rifiuta il fatto che è la scienza l'unica disciplina in grado di darci conoscenza, in grado di condurre l'uomo, l'individuo alla verità. Cosa verrà rivalutato da questa filosofia? Ci sarà la rivalutazione dell'intuizione come metodo conoscitivo e soprattutto una rivalutazione della metafisica. Quindi, nello spiritualismo saranno, lo vedremo, saranno centrali i concetti di coscienza e appunto di spirito, da cui appunto il nome spiritualismo, coscienza e spirito che sono qualcosa che non si può ridurre alla materialità. Alla fine alcune branche del positivismo sono anche fortemente materialiste. Ecco, la coscienza non può ridursi alla natura, non può ridursi alla materia e quindi funziona in maniera diversa rispetto che al resto del mondo. C'è una rivalutazione in sostanza della dimensione interiore dell'uomo, della dimensione spirituale e della libertà anche dell'uomo, che non può essere soggetto alle stesse regole meccaniche che governano la natura. Per alcuni spiritualisti ci sarà proprio una branca di questa filosofia, anche molto vicina alla religione, diciamo che l'individuo poi in questa sua dimensione spirituale interiore si connette direttamente col divino. Non sarà questo il caso di Bergson. Quindi c'è una grossa differenza nell'interpretazione della vita e anche di tutta la natura. Cioè, da un lato abbiamo il positivismo con la sua impostazione meccanicistica della realtà, cioè le leggi della scienza, della natura, della fisica, della chimica, devono essere applicate anche alla vita, all'individuo, ai fenomeni sociali. Tutto avviene secondo leggi di causa e effetto. Tutto è profondamente determinato. Questo poi era soprattutto vero in quello che era il positivismo evoluzionistico di Spencer. Ecco, questa impostazione meccanicistica è ovviamente fortemente rifiutata dallo spiritualismo che ha in generale un'impostazione finalistica. Quindi non tutto è regolato da leggi meccaniche, ma tutto avviene in vista di un fine, soprattutto questo, lo spiritualismo, quello più religioso, diciamo. Però lo spiritualismo non si limita a questo, vedremo che anche sul finalismo Bergson avrà un'idea particolare. Lo spiritualismo per molti aspetti riprende anche il pensiero di Schopenhauer e di Nietzsche, soprattutto la volontà schopenhaueriana come forza irrazionale che guida il mondo, il vitalismo di Nietzsche, quindi la necessità di affermare i valori vitali, l'energia vitale. Ecco, in generale, concludendo questa introduzione, possiamo dire che la filosofia, che era stata un po' svalutata dal positivismo, che l'aveva ridotta a quella disciplina che doveva unificare i risultati delle scienze, quindi era ridotta a una semplice epistemologia, quindi riflessione sulla scienza, ecco, nello spiritualismo la filosofia assume un nuovo ruolo. Diventa, potremmo dire, la scienza della vita e la scienza della coscienza, che però non può essere studiata con un metodo scientifico, come vedremo anche fra poco con Bergson. Bergson è un po' il capofila di questa scuola filosofica. Questo filosofo francese vive proprio a cavallo tra 800 e 900 e andrà veramente ad attaccare questa mentalità positivista in diverse sue opere. Le più famose, le citiamo, sono
il saggio sui dati immediati della coscienza, che vedremo oggi, materia e memoria e l'evoluzione creatrice, che vedremo nella prossima lezione. Ecco, dire che Bergson attacca il positivismo non significa che rifiuta la scienza, anzi, la sua riflessione sarà costantemente in contatto con le numerose scoperte scientifiche che avverranno soprattutto inizio Novecento. In particolar modo, molti hanno affiancato la riflessione filosofica di Bergson alle scoperte di Albert Einstein e alla teoria della relatività. Però, secondo Bergson, la scienza si ferma sempre sulla superficie della verità. Solamente la metafisica può scendere in profondità e rivelarci la verità più profonda. Il suo attacco alla mentalità positivistico-scientifica parte dal concetto di tempo, si concentra soprattutto sul tempo. Il tempo che da tempo è sempre stato un tema di riflessione filosofica, da Sant'Agostino fino ad arrivare a Nietzsche, l'abbiamo visto poco fa con la dottrina dell'eterno ritorno. Sul tempo Bergson però avrà una teoria decisamente particolare che lascerà abbastanza segno nella cultura europea di inizio Novecento. Iniziamo a trattare quindi il problema del tempo facendo una lettura. In questo testo, tratto dal saggio sui dati immediati della coscienza, Bergson fa una netta distinzione tra il concetto di tempo e il concetto di durata. Proviamo a vedere. La durata, assolutamente pura, è la forma assunta dalla successione dei nostri stati di coscienza quando il nostro io si lascia vivere, quando si astiene dallo stabilire una separazione fra lo stato presente e quello anteriore. Perché ciò avvenga, non ha bisogno di immergersi interamente nella sensazione o nell'idea che si dà, poiché allora, al contrario, cesserebbe di durare. E non ha nemmeno bisogno di dimenticare gli stati anteriori. Basta che, ricordandosi di essi, non li giustapponga allo stato attuale come un punto ad un altro, ma che li organizzi con esso, come avviene quando ci ricordiamo le note di una melodia, fuse, per così dire, insieme. Ma non si potrebbe dire che, sebbene queste note si succedano, noi le percepiamo comunque le une nelle altre, e che il loro insieme è paragonabile a un essere vivente, le cui parti, per quanto distinte, si compenetrano per l'effetto stesso della loro solidarietà? La prova di ciò è che quando andiamo fuori misura, insistendo più del necessario su una nota della melodia, ciò che ci avverte del nostro errore non è la sua esagerata lunghezza in quanto tale, ma il cambiamento qualitativo che in questo modo abbiamo apportato all'insieme della frase musicale. È quindi possibile concepire la successione senza la distinzione come una compenetrazione reciproca, una solidarietà, un'organizzazione intima di elementi, ciascuno dei quali, pur rappresentando il tutto, può essere distinto e isolato solo mediante un pensiero capace di astrazione. È certamente questo il modo in cui un essere contemporaneamente identico e mutevole, che non avesse alcuna idea dello spazio, si rappresenterebbe la durata. Ma familiarizzati con l'idea dello spazio, addirittura ossessionati da essa, li introduciamo a nostra insaputa nella rappresentazione della pura successione. Giustapponiamo i nostri stati di coscienza in modo da percepirli simultaneamente, non più l'uno nell'altro, ma l'uno accanto all'altro. In breve, proiettiamo il tempo nello spazio. Esprimiamo la durata attraverso l'estensione e la successione assume per noi la forma di una linea continua o di una catena, le cui parti si toccano senza penetrarsi. È vero che contiamo i momenti successivi della durata e che, per i suoi rapporti con il numero, il tempo ci appare in primo luogo come una grandezza misurabile, del tutto analoga allo spazio. Ma qui è necessario fare un'importante distinzione. Quando, per esempio, dico che è appena trascorso un minuto, intendo con ciò che un pendolo, che batte i secondi, ha eseguito 60 oscillazioni. Se mi rappresento queste 60 oscillazioni in un solo colpo, e grazie a un'unica percezione dello spirito,
escludo per ipotesi l'idea di una successione. In questo caso non penso ai 60 battiti che si succedono, ma a 60 punti di una linea fissa, ciascuno dei quali simbolizza per così dire un'oscillazione del pendolo. Se invece voglio rappresentarmi queste 60 oscillazioni in successione, senza modificare in nulla il loro modo di prodursi nello spazio, dovrò pensare a ciascuna oscillazione escludendo il ricordo della precedente, poiché lo spazio non ne ha conservato alcuna traccia. Ma con ciò stesso mi condannerò a rimanere senza posa nel presente. Rinuncerò a immaginare una successione o una durata. E se infine conservo, insieme all'immagine dell'oscillazione presente, il ricordo dell'oscillazione che la precedeva, accadrà o che avrò giustapposto le due immagini, e allora ricadiamo nella nostra prima ipotesi, oppure che le avrò percepite l'una nell'altra, compenetrate e organizzate fra loro come le note di una melodia, in modo da formare ciò che chiameremo una molteplicità indistinta o qualitativa, senza alcuna somiglianza con il numero. Avrò allora ottenuto l'immagine della durata pura, ma al tempo stesso avrò completamente abbandonato l'idea di un mezzo omogeneo o di una quantità misurabile. Interrogando accuratamente la coscienza, si riconoscerà che essa procede così ogni qualvolta si astiene dal rappresentare simbolicamente la durata. Proviamo a entrare nel dettaglio di questo testo abbastanza lungo che abbiamo appena letto. Allora, tempo e durata sono due cose diverse. Noi come siamo abituati a considerare il tempo nella nostra mentalità scientifica, potremmo dire? Ecco, Bergson ce lo dice nella parte centrale che abbiamo detto. Familiarizzati con l'idea dello spazio, ossessionati dall'idea dello spazio, noi spazializziamo il tempo. Cioè, cerchiamo di raffigurarci il tempo in una dimensione spaziale. La scienza considera il tempo come una sequenza di istanti omogenei. Un anno dura 365 giorni, ce l'abbiamo presente, un calendario, vediamo, giorno dopo giorno ci scandisce il tempo in una dimensione spaziale, ogni giorno segue l'altro, ogni giorno è composto da 24 ore, ogni ora da 60 minuti, ogni minuto da 60 secondi, eccetera, eccetera. Cioè, misuriamo il tempo, lo misuriamo con delle unità di misura che noi stessi ci siamo dati. Quindi il tempo, propriamente detto, è qualcosa di spazializzato, è qualcosa di lineare, è quantitativo, è un concetto quantitativo ed è qualcosa di misurabile. È il tempo della scienza che si può benissimo rappresentare, ci dice lo stesso Bergson, come una catena o come una collana di perle. Ogni istante segue l'altro. Ecco, però quello che ci sta dicendo Bergson è che questa concezione di tempo non si adatta alla nostra coscienza, cioè non è come noi viviamo il tempo, come noi lo percepiamo nel corso della nostra vita. Noi non percepiamo un tempo, percepiamo una durata, nel senso che il tempo nostro è un fluire continuo in cui ogni istante precedente condiziona ed è fuso con quello successivo. Tutto ciò che ci accade, tutto ciò che noi facciamo, non lo misuriamo regolarmente, semplicemente lo viviamo e il tempo diventa un tutt'uno col nostro presente. I momenti che noi viviamo non sono tutti uguali, ma sono qualitativamente diversi l'uno dall'altro. Un'ora che io passo a dormire è molto diversa da un'ora che io passo in compagnia di amici, la percepisco in maniera assolutamente diversa come tempo vissuto, al contrario dell'altro che quasi non ci accorgiamo di vivere. Ecco, tutti gli istanti della nostra vita si fondono continuamente, il ricordo del passato riemerge nel presente. I momenti passati sono irripetibili, ma si ripercuotono sul presente, mentre il tempo della scienza, diciamo, considera ogni istante di per sé e quindi ogni istante è teoricamente anche ripetibile, come si fa nelle esperienze scientifiche, ad esempio. Ecco, è proprio il concetto di durata questo che ci sta dicendo Bergson. Da un lato abbiamo il tempo della scienza,
Quindi facciamo tutte le nostre esperienze, andiamo a conoscere anche il mondo. La collana di perle, ogni istante è separato dal precedente, gli istanti non si toccano tra di loro. D'altra parte abbiamo l'immagine della melodia che Bergson stesso ci presenta. Ecco, noi, il tempo che noi percepiamo è quello di una melodia. Quando noi ascoltiamo una melodia, non ci concentriamo su ogni singola nota, prendendola in maniera astratta e singolare. Ma viviamo e godiamo, fruiamo dell'insieme musicale. Noi possiamo anche concentrarci su ogni singola nota, se lo vogliamo, ma ecco che allora si perde la melodia. Ecco che allora tutto quel piacere che noi traiamo dall'ascoltare in maniera libera una composizione musicale, se ci andiamo a concentrare sulle singole note, stiamo facendo scienza della musica. Non la stiamo più godendo, non la stiamo più vivendo. Ecco, la durata è questo, la durata è una melodia o un gomitolo anche, possiamo dire, quindi in cui tutto è profondamente intrecciato, o ancora mi piace utilizzare l'immagine della valanga. Una valanga è la nostra vita, il tempo che noi viviamo, la nostra durata. La valanga man mano che scende, tutta la neve continuamente si rimescola e si aggiunge sempre neve nuova e quindi tutte le nostre esperienze di vita continuano ad aumentare, sempre però fuse in un'unica esperienza di vita, quella che noi abbiamo. Quindi, attenzione proprio a questa distinzione, perché è importante per capire la concezione della vita di Bergson, nel senso che noi non possiamo fare una scienza della nostra coscienza. La nostra coscienza semplicemente vive in questa durata che non è in alcun modo misurabile, quindi non si può fare una scienza. Oltretutto, la durata e il tempo, entrambe, esistono solamente nella coscienza. Nella parte finale del testo che abbiamo letto, Bergson ci propone quell'immagine del pendolo. Un pendolo scandisce 60 secondi. Ecco, un minuto è una continua oscillazione del pendolo in cui ogni istante il pendolo si trova in posizioni diverse. Io posso analizzarlo dal punto di vista scientifico, ma allora troverò il pendolo prima da una parte, poi dall'altra, poi ancora da una parte, poi dall'altra. Ecco che sono tutte immagini separate, singole. E il tempo noi lo possiamo percepire in maniera spazializzata e scientifica solo attraverso un processo di astrazione, solo se la nostra mente astrae dalla vita vissuta una cosa che è successa. Facciamo un ultimo esempio su questo punto. Immaginiamo di fare un incidente stradale. Noi viviamo questa brutta esperienza che si imprime fortemente nella nostra coscienza. Dopodiché dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ecco, nella constatazione amichevole noi facciamo un processo di astrazione e elenchiamo momento dopo momento quello che è successo. La macchina che riparte dopo il semaforo, l'altra macchina che invece passa col rosso. E allora dopo alcuni istanti le due macchine si incontrano, poi una finisce da una parte, una finisce dall'altra, eccetera, eccetera. Io posso ricordarmi questa esperienza e dividere ogni singolo istante, però come l'ho vissuta? L'ho vissuta in maniera assolutamente caotica, in cui tutte queste cose si sono mischiate insieme in un'unica grande esperienza di vita. Quindi noi viviamo e viviamo la durata in cui tutte le nostre esperienze sono continuamente immerse una nell'altra. Dopodiché, se vogliamo, possiamo fare un processo di astrazione, possiamo rielencare tutto quello che è successo. Riprendiamo un attimo quello che abbiamo appena visto con un piccolissimo schema. Queste sono quindi le caratteristiche del tempo per Bergson. La fisica usa un tempo spazializzato, che è oggettivo, composto da momenti indipendenti l'uno dall'altro, come una collana di perle. Noi viviamo il tempo come durata. Un tempo che quindi è soggettivo, in cui alcuni momenti sono diversi dagli altri, ed è composto da momenti che fluiscono l'uno nell'altro come una melodia. L'importante è quindi dire che noi percepiamo il tempo non in maniera quantitativa, ma qualitativa, non in maniera spazializzata. Pensiamo alle nostre emozioni. Un'emozione non ha spazio, un'emozione è qualcosa che noi semplicemente viviamo, non possiamo spazializzare un'emozione. E se capiamo questo concetto del fatto che la durata è diversa dal tempo della fisica, capiamo anche proprio la contrapposizione che Bergson fa tra queste due dimensioni, queste due forme a priori della sensibilità, avrebbe detto Kant, lo spazio e il tempo.
sono due dimensioni profondamente diverse, secondo Bergson. È abbastanza scorretto metterle insieme nell'analizzare la realtà. In che senso spazio-tempo sono due dimensioni diverse? Proviamo a leggere questo testo. Per Bergson, lo spazio e il tempo rappresentano due forme di molteplicità con caratteristiche diverse, che non devono essere confuse. Anche se nella realtà empirica della conoscenza spazio e tempo sono collegati, occorre che il loro concetto distingua chiaramente le due dimensioni. Questa distinzione è fondamentale per comprendere l'idea di vita che Bergson elaborerà nelle opere successive, estendendo le caratteristiche dei fenomeni temporali a quelli vitali. Quali caratteristiche ha la molteplicità spaziale? Cioè quella che distingue gli oggetti materiali? Come le pecore del gregge, le unità si danno nell'esteriorità dello spazio geometrico, inteso come mezzo omogeneo conoscibile dei sensi esterni dell'uomo. Coesistono nello stesso spazio, dunque si danno in modo simultaneo. Si giustappongono le une alle altre, in quanto, pur coesistendo nello stesso spazio, ne occupano porzioni diverse. Sono discontinue, in quanto i singoli elementi sono separati spazialmente, cioè sono discreti, non formano un continuo. Sono ripetibili, dato che l'individualità viene esclusa e ogni unità è considerata identica alle altre. Sono reversibili, dato che l'unità della serie consente di tornare indietro in qualunque momento dell'enumerazione. Ammettono solo differenze di grado. Queste sono le caratteristiche dello spazio che noi siamo abituati a proiettare anche nel tempo. Ma quali sono le vere caratteristiche del tempo? Diviene dunque comprensibile perché il numero e il tempo siano tra loro incompatibili e perché gli stati soggettivi non possano essere conosciuti con strumenti matematici. Quella che Bergson chiama durata reale non è un fenomeno misurabile, perché la molteplicità temporale è di tipo completamente diverso. È una molteplicità interna alla coscienza, non conoscibile con i sensi esterni, ma con l'autosservazione. È una molteplicità vissuta interiormente. I vari elementi si danno in una sequenza temporale, quindi nella successione. I diversi elementi non sono spazialmente separati, ma si fondono tra loro e si danno in una successione continua e organizzata. Ogni fenomeno è irripetibile. Quindi non può essere contato, in quanto è unico, non sommabile agli altri. I fenomeni della durata reale sono irreversibili. Non è possibile tornare indietro senza distruggere la durata stessa come sequenza continua che si accresce per accumulazione successiva, come la valanga. Si danno solo differenze di natura, in quanto l'individualità, cioè l'elemento qualitativo, è centrale e riconoscibile. In conclusione, affermare che il tempo che noi viviamo non è tempo spazializzato e misurabile, che quindi la durata non è qualcosa che può essere misurabile, Bergson vuole sostenere che la coscienza, il nostro spirito, non può essere studiato, non può essere affrontato utilizzando i canoni della scienza, utilizzando un metodo scientifico, perché la nostra coscienza risponde a leggi diverse, a regole diverse, perché è assolutamente libera e non determinata da leggi meccaniche. Vedremo che questi temi torneranno anche nelle opere successive di Bergson, di cui parleremo la prossima volta, Materia e Memoria e l'evoluzione creatrice. Per oggi possiamo concludere questa video lezione.